Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Lutrario, dirigo il Gamification Lab della Sapienza, che è un laboratorio istituito circa 5 anni fa su questo tema, ereditando in gran parte i contenuti di diversi corsi che sono stati tenuti un po' in tutta Italia, forse prima della nascita in qualche maniera di questo termine ombrello gamification che andiamo a analizzare oggi, quindi corsi che in qualche maniera avevano a che fare col mondo delle simulazioni digitali, dei giochi, dei videogiochi, che è un po' il tema che tratteremo oggi. E, al mio fianco c'è Paolo Pulicani, l'ingegner Paolo Pulicani di Sicheo, che è una società con la quale collaboriamo. Abbiamo sviluppato appunto uno dei progetti, un software che vi mostrerò oggi, che è un'applicazione piuttosto originale del tema della gamification nell'ambito della governance dei processi aziendali. L'intento di questo incontro è quello di non tanto di parlare di relazione tra gamification e statistica, perché di fatto non abbiamo, diciamo così, evidenza di grandi applicazioni, anche perché comunque questa è una disciplina piuttosto nuova da un certo punto di vista, almeno in alcuni termini, per altri, come vedremo, in realtà è molto antica. Quanto quella di l'intento è quello di sollecitare da parte vostra, da parte di Istat, da parte di operatori del settore, da parte di coloro che in qualche maniera utilizzano o producono dati, la possibilità di utilizzare la gamification, diciamo, sostanzialmente per due grandi motivi. Da un lato quello di migliorare la fase di rilevamento, poi ne parleremo brevemente, anzi poi vi invito casomai a fare un po' di domande, dibattito, insomma, e dall'altra quella di mostrare come il dato possa essere utilizzato per effettuare delle previsioni, per essere integrato all'interno di simulazioni, per in qualche maniera dimostrare in maniera pratica l'utilità della raccolta o comunque dell'elaborazione di dati statistici. Ovviamente parto un po' dalle origini del tema, cioè quello che vorrei fare è parlare di gamification e poi mostrarvi qualche esempio concreto, proprio perché ritengo che, diciamo così, la sollecitazione, l'idea di dove applicare questo tipo di metodo debba nascere da coloro che hanno il controllo sul dominio specifico. Cioè, l'ideale sarebbe individuare una serie di problemi che ovviamente conosce solo chi è immerso nella materia, nella disciplina, che poi si parli di statistica o si parli di governance di processi o si parli di comunicazione o altre cose, cambia relativamente poco. Vi prego casomai di fermarvi se c'è qualche approfondimento, farmi delle domande. Allora, intanto partiamo da che cos'è. Io qui ho portato due brevi definizioni: utilizzo di dinamiche e meccaniche di gioco in contesti diversi da gioco per fini utili. Fini utili possono essere fini aziendali, sociali, di ricerca, insomma le finalità adesso poi le vedremo meglio. O se volete anche l'utilizzo di tecniche di progettazione di giochi e simulazioni in un contesto che è un contesto di non gioco. In realtà già nella prima definizione, che è piuttosto corretta, come vedete in realtà ci sono termini che se non vengono sviscerati e approfonditi dicono ben poco. Cosa sono le dinamiche di gioco, cosa sono le meccaniche di gioco o meccaniche di gioco e simulazioni. Cercheremo di chiarirlo un po' meglio. In ogni caso, la gamification ha, diciamo, l'obiettivo di influenzare il comportamento e la percezione delle persone. Quindi normalmente siamo in un contesto in cui ci troviamo di fronte a un pubblico. Attraverso questo metodo è possibile, tra l'altro, ottenere un coinvolgimento intanto volontario, ma pieno, emotivo, e soprattutto una forte attenzione a un obiettivo o risultato da parte di un individuo o di una classe di individui. Questo, come vedremo, è legato, diciamo, a filo diretto con una cosa che in realtà preesiste rispetto alla nascita del termine gamification, ovvero l'utilizzo di giochi e simulazioni a fini didattici, tanto per fare un esempio. Una volta che io ho ottenuto l'interesse, il coinvolgimento, l'engagement, utilizziamo questo termine, e l'attenzione di un utente verso un risultato, a questo punto posso ottenere una serie di vantaggi in termini di apprendimento, comprensione della complessità o, se volete, anche approccio positivo verso un brand, un'azienda, un'istituzione, un determinato contenuto.
che se poi volete è un po' il fine ultimo di qualunque attività di comunicazione, in altri campi anche di marketing e quant'altro. Come dicevamo, la difficoltà sta però nel portare l'utente a scegliere di partecipare, avere un coinvolgimento appunto pieno dal lato emotivo. Adesso vedremo questo come si ottiene. Quello che è importante è che gli effetti che noi dovremmo ottenere è, da un lato, motivare gli utenti, qui c'è un elenco, mantenere l'attenzione nel tempo. Se di fatto voi pensate a dei ragazzi, per esempio, no? Che giocano a un videogioco, spesso ci chiediamo come fanno a essere così concentrati per tanto tempo. No? Quella è una proprietà, come dire, intrinseca all'attività di gioco o di simulazione. Dall'altra parte, questo tipo di approccio determina anche una riduzione della percezione della fatica. Tipicamente in ambito di apprendimento siamo abituati a dividere tra l'apprendimento simbolico ricostruttivo basato sul linguaggio, sul testo scritto, che però è un apprendimento complesso, perché noi dobbiamo decodificare, no, dei termini, relazionarli con la nostra struttura cognitiva, dargli un significato, collegare questo significato, quindi è tutto molto faticoso. In realtà, come vedremo, la natura ci ha messo a disposizione un metodo di apprendimento molto più diretto e immediato, il cosiddetto metodo esperienziale. Nessuno di noi ha imparato ad andare in bicicletta, no, tramite una lezione teorica. Io in realtà adesso sto facendo esattamente il contrario, sto utilizzando il primo metodo, invece dovremmo utilizzare, ecco, quello che facciamo nel laboratorio, e utilizzare il metodo diretto, di tipo esperienziale. Una volta che io ho una forte attenzione su un obiettivo, di fatto migliorano le prestazioni. Perché migliorano le prestazioni? Perché questo sistema di apprendimento esperienziale è basato su una sequenza di prove ed errori. Cioè io continuo a provare diverse strategie, ad affinare le modalità con cui cerco di raggiungere un certo risultato, mi creo un modello concettuale del sistema, ne prendo piena consapevolezza e a quel punto le mie prestazioni via via migliorano molto rapidamente. Questo può determina una simulazione dei contenuti migliore e, come dicevamo, permette di comprendere la complessità. E quindi qui andiamo a parlare di modelli, perché come vedremo, sotto un sistema di gamification, come sotto un sistema di gioco o di simulazione, di fatto esiste un modello con cui l'utente interagisce. Vado un po' rapido perché abbiamo poco tempo. Dove potremmo utilizzarlo? Dove viene utilizzata? Qui c'è un altro elenco: formazione, addestramento, assessment, quindi valutazione delle capacità o delle conoscenze, quindi delle competenze o delle conoscenze di un individuo, motivazione dei dipendenti, ma potrebbe essere motivazione del cittadino, comunicazione, marketing, programmi di fidelizzazione, sensibilizzazione civica, simulazione e previsione di scenari, prevenzione, riabilitazione, l'elenco potrebbe continuare, in realtà gli esempi ce ne sono numerosi. In realtà questi ambiti di impiego in realtà non nascono, il termine gamification più o meno viene alla luce nel 2011, c'è un, diciamo, da quel momento c'è un'esplosione di interesse per questo tema e poi diventa di moda, parleremo anche di questo fatto che è diventato di moda e questo ha determinato di fatto dei problemi. Però in realtà gli ambiti di impiego del gioco, della simulazione, come vedremo dopo con degli esempi, in realtà affondano le radici nell'antichità, ne parlerò dopo. A quanto pare Sun Tzu, il generale cinese, utilizzava delle simulazioni per addestrare i propri generali, i generali prussiani facevano esattamente la stessa cosa, molti filosofi hanno teorizzato l'utilizzo del gioco come sistema di formazione, o se volete rivolto al fanciullo, no, più in termini di educazione, istruzione. In tempi molto più recenti sono stati utilizzati sistemi di, che possiamo definire di gamification, ai fini di dimostrazione, comunicazione, marketing e così via, mentre invece, diciamo, la frontiera più recente porta la gamification a occuparsi di organizzazione, di processi, di business discovery e quindi, diciamo, ci avviciniamo a tematiche che in qualche maniera hanno a che fare con grandi quantità di dati. E quindi un campo che forse vi è più prossimo. Qui vediamo, come vedete, diciamo, a destra c'è un grafico del trend della parola gamification su Google, l'esplosione, come vedete, è intorno al 2012, dopodiché il trend è piuttosto costante, anche se, insomma, frastagliato, però
rimane a livelli alti. Quello che forse è più interessante è il volume di fatturato che ci si aspetta fino al 2021, la crescita di questo settore. Probabilmente anche legato al fatto che le nuove generazioni, ma in queste nuove generazioni in realtà ci metto anche coloro che hanno cominciato a utilizzare sistemi di gioco, in particolare digitali, fin dagli anni 80, quindi di fatto non solo le nuove generazioni, ma mi ci metto dentro anche io, insomma, quindi i miei coetanei, quindi ormai è una fascia enorme della popolazione che ha dimestichezza con sistemi di gioco e di simulazione digitale, che ha dimestichezza con device digitali, che è abituata in qualche maniera a sistemi di interazione con modelli. E quindi ritorniamo un po' a quello che dicevo prima. Ora, in realtà, mi voglio soffermare un attimo, perché questo è un po', l'ho presa come una missione, su quello che invece non è gamification. Quello che dicevo, il termine gamification diventa un termine di moda. Se ne cominciano in qualche maniera ad appropriare tutta una serie di realtà che si occupano appunto di comunicazione, di marketing, prevalentemente in quel settore o anche nel campo della formazione. Però si legge spesso, se voi fate una semplicissima ricerca, in particolare per esempio anche in italiano, ma trovereste una cosa simile anche in inglese, fate una ricerca sul termine gamification, troverete un numero enorme di siti, anche molto ben posizionati, quindi che hanno fatto una grande attività di tipo SEO per ottenere questo posizionamento, che non è gratuito, come sapete, insomma, né, in un senso né nell'altro. Troverete una sorta di quello che io chiamo un copia e incolla digitale, se volete anche un copia e incolla intellettuale. Cioè troviamo sempre la stessa definizione, cioè la definizione di partenza è quella di meccaniche, dinamiche di gioco, di simulazione applicate in diversi contesti. Poi però quando si va a vedere qual è la spiegazione, la definizione di meccaniche e dinamiche di gioco, noi troviamo questi elementi molto frequentemente ripetuti: sistemi di punteggio, badge, status, avatar, mondi virtuali, ranking, level. Siamo sempre nello stesso ambito. Poi va bene, lasciamo perdere pressione del tempo e cooperazione, che sono altri elementi. Qual è il punto? È che questi elementi sono elementi esterni all'attività di gioco. Chiunque di noi ha un'esperienza con sistemi di gioco, qualunque, dal Risico a una partita a carte o altro, sappiamo che in molti giochi c'è un punteggio, in altri giochi un punteggio non c'è. In alcuni giochi ci sono dei badge, ci possono essere come rappresentazione dell'attività che io ho fatto, ma in molti giochi i badge non esistono. Non sempre in un gioco c'è un avatar, non sempre in un gioco c'è un mondo virtuale. In realtà, in ogni gioco c'è una chiara identificazione del territorio, dello spazio, la mappa, quella che chiamo io, no? E del tempo in cui si gioca. Immaginate il tennis ha uno spazio confinato, ha dei tempi scanditi, ma sì, c'è un sistema di punteggio, ma nessuno vi dà un badge o un livello. Un livello è per i professionisti. Nessuno svolge un'attività di gioco, di simulazione, in maniera, come abbiamo detto, volontaria, perché il gioco non si può prescrivere, è una di quelle attività che io non, a cui non posso obbligare nessuno. Nessuno lo fa perché poi otterrà 1.000 punti. Se parlassi, quando parlo con i ragazzi che sono abituati a sistemi di gioco digitali, no? Parlo, non so, di un platform, e dico: nessuno affronta il boss di fine livello perché poi ottiene 1.000 punti, un badge, una coccarda, una cosa del genere. Io affronto il boss di fine livello perché voglio dimostrare le mie capacità, le mie abilità, utilizzando una strategia o una serie di strategie, e qui ci potremmo rifare anche alla teoria dei giochi, no? Che in qualche maniera ritengo siano adatte al contesto, o che ho elaborato sulla base della mia esperienza, o che dipendono dalla mia intelligenza, dalla mia capacità di previsione, eccetera, di comprensione di questo scenario. Quindi in realtà si parla tantissimo di gamification e poi tutto si riduce a creiamo la garetta, facciamo il sistema di punteggio, mettiamo i dipendenti in competizione tra di loro per chi arriva in orario, per chi fa il rapportino puntuale o quant'altro. Oppure, portato nel mondo della scuola, facciamo un bel quiz che
invece che l'interrogazione facciamo un quiz. In realtà è esattamente la stessa cosa, il gioco trivial, no? Il gioco di domande in realtà simula un'interrogazione. Il fatto di trasportare questo in una forma di quiz, oppure di dare dei punti agli studenti, probabilmente motiverà gli studenti più, diciamo, più interessati, no? Quelli che abitualmente prendono dei buoni punteggi, ma sicuramente non porterà dentro, non aumenterà l'attenzione e il coinvolgimento emotivo di quelli che non sono tipicamente. No, tra l'altro vorrei aggiungere che questa cosa qui è lo strumento che distorce il processo, perché nel momento in cui uno si accorge che è misurato su quello strumento, poi si ottimizza su quello strumento e finisce la storia lì. Quindi questo è anche un pericolo che c'è in un atteggiamento di questo tipo. Quindi ecco, quello che mi interessava in questo punto è, diciamo così, superare la banalizzazione, no? L'idea che basta dare, utilizzare questi elementi un po' così sparsi, creare un sistema di punteggio, mettere in gara. Oggi esistono molte società che producono delle piattaforme, no? Piattaforme sempre nei due ambiti, uno nell'ambito, se volete, più marketing oppure utilizzo in competizioni aziendali, altre nel mondo più rivolte al mondo dell'istruzione, ma è ovvio che una piattaforma, un sistema informatico rigido che può essere solo configurato, che cosa determina? Determina un sistema di punteggio, determina, no, una garetta tra automobili che rappresenta il mio stato all'interno di un'attività, ma questo non ha niente a che fare con un'attività di gioco. Come un'attività, come un concorso a premi, come comprare una cassa di acqua minerale e ottenere dei punti, non è gamification, perché anche questo sistema preesisteva, è un concorso a premi, è un'operazione a premi, non ha niente a che fare con quel coinvolgimento emotivo che ricercavamo prima. Io qui ho portato un esempio perché, tra l'altro, questo era un testo che io ho trovato, ma ne ho trovati tantissimi, ripeto, vi invito proprio a fare questo tipo di ricerca, no? Cioè a vedere dinamiche o meccaniche della gamification per andare a vedere come vengono definite. La gamification consiste nell'utilizzo di meccaniche usuali nel mondo del gioco, status, livelli, punti, premi, in contesti diversi del gioco. Per farvi un esempio, è come dire, io spesso quando faccio le mie lezioni all'università chiedo agli studenti che cos'è un'automobile, mi danno tutti una definizione molto accurata, no? L'automobile è un sistema che può essere utilizzato in combinazione con un sistema biologico, l'uomo, per trasportare persone o merci. Da cosa è costituito? Mi danno delle belle definizioni, no? Ho un sistema di propulsione, un sistema di trasmissione, un sistema di, come chiamiamolo, di accoglienza, no? Per ospitare le cose, eccetera, eccetera. La cosa interessante è quando io faccio la stessa domanda a degli studenti del Dipartimento di Informatica o anche di Ingegneria o di Comunicazione, gli chiedo che cos'è il gioco. Di fronte alla domanda che cos'è il gioco, c'è un silenzio totale. E questa è la dimostrazione, no? Dire che le meccaniche usuali del mondo del gioco sono gli status, i livelli, i punti e i premi è come dire che l'automobile è fatta da una targa, dai fari, forse ci possiamo mettere un parabrezza. Cioè, quello che noi vediamo dall'esterno, senza avere una comprensione completa di quali sono gli elementi costitutivi di un'automobile, io certe volte, per fare una battuta, dire se io prendo un cassonetto dell'immondizia che ha le ruote, ci metto una targa e dei fari, ho fatto un'automobile. È la stessa cosa che si vuole fare con la gamification. Questo che cosa determina? Determina che poi io faccio la garetta aziendale, le persone non vengono motivate assolutamente da ottenere 100 punti o un badge. Certo, se li motivate con un viaggio alle Maldive, ottenete il risultato, ma quello non ha niente a che fare ancora con la gamification, no? È un sistema, un meccanismo di premiante. Quindi, proviamo a vedere invece cos'è gamification. Allora, intanto, all'inizio io quello che ho fatto una ricerca etimologica, perché gamification è l'unione tra il termine game e un suffisso latino, ation, o se volete in inglese, action, che sostanzialmente riporta a tre significati. La trasformazione di uno stato, il processo che determina la trasformazione dello stato, il raggiungimento di uno stato attraverso una trasformazione, un processo. Quindi la gamification che cos'è? È qualcosa che trasforma ciò che non è attività di gioco in qualcosa che ha
invece gli elementi propri del gioco. Quindi il primo studio riguarda quali sono gli elementi propri del gioco. Quindi devo produrre questo stato gamificato. Una volta che io ho ottenuto questa trasformazione, a questo punto posso sperare se questa trasformazione è adeguata, e qui faccio un'altra parentesi. Mi occupo da più di 30 anni di questo settore, forse anche di gamification ante litteram, cioè quando per esempio i primi anni 90 si utilizzavano gli advert game online, no, per promuovere dei prodotti, me ne sono occupato di tanti. Il problema è che spesso mi sono trovato di fronte a quella che io definisco la sindrome del gioco dell'oca. Cioè io mi trovo di fronte allora, se io mi occupo di database e vado da un cliente, andassi da un cliente, il cliente mi direbbe: ho questo problema, aiutami a progettare una base dati. Quando invece vado come esperto di giochi, spesso mi trovo da qualcuno che mi dice: abbiamo avuto l'idea di un gioco, ci può aiutare a realizzarla. L'idea del gioco è spesso il monopoli della formazione, il gioco dell'oca aziendale, cioè i riferimenti ludici di chi si occupa di questa cosa sono quelli, e quindi quello che viene da fare è cambiare l'ambientazione, cioè cambiare il vestito di un gioco, sperando che qualcuno ha, non so, di 30 anni o di 40 anni sia ancora interessato a giocare al gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è un gioco che esaurisce la sua funzione intorno ai 5-6 anni, quando il bambino ormai ha imparato a contare e cerca di fare giochi più interessanti. Il Monopoly, cioè chi piace e chi no, è un gioco sicuramente interessante, poi ne parleremo un attimo perché ha una storia particolare, ma anche il Monopoly, se io ho casa al Monopoly, non vedo perché devo giocare al Monopoly della formazione, al Monopoly dell'alimentazione, al Monopoly di qualcos'altro. Quindi il problema è progettare qualcosa, come dicevo prima, in associazione tra gli esperti di dominio, del dominio che è interessato a utilizzare e che ha un problema di fronte e che vuole utilizzare per esempio la gamification per raccogliere meglio dei dati, per esempio, o per mostrare l'utilità di questi dati, quindi chi ha quel tipo di esperienza, chi conosce il problema, chi conosce il dominio, con l'esperto del dominio della gamification, cioè che è in grado di trasformare quella cosa in un'attività di gioco che possa immediatamente interessare il target a cui mi rivolgo. Altrimenti io ho creato un mondo, è come creare un'automobile che nessuno vuole guidare. E spesso questo determina un secondo effetto. Per esempio, nell'ambito della comunicazione, quello che spesso succede è: si fa una grande campagna di comunicazione, poi si dice: beh, mettiamoci il gioco perché adesso il gioco è di moda, mettiamoci la gamification. Su un grande investimento di comunicazione taglio un pezzetto di budget, lo affido a qualcuno che mi hanno detto che è bravo a fare giochini, perché la parola giochini è attualmente utilizzata. Vi ricordo che il mercato dei giochi ha superato il box office del cinema dal 2000, fattura molto di più, quindi parliamo di qualcosa che ha, insomma, e quindi parlare di giochini quando esistono prodotti che costano e fatturano molto più della grande opere cinematografiche, insomma, è abbastanza ridicolo. Allora io continuo a sentire giochini, ci mettono un giochino, il giochino ovviamente è fatto con un budget ridotto, con competenze limitate. A quel punto non interessa a nessuno e qualcuno mi dice: beh, lo vedi, il gioco non ha funzionato. No, non è il gioco che non ha funzionato, è come se tu mi dicessi: voglio andare a Capo Nord, e poi mi dai una bianchina sfasciata e mi dici: ma com'è andato il viaggio? Beh, insomma, certo, se mi davi una Mercedes probabilmente io a Capo Nord ci arrivavo molto più comodo e rilassato. L'altro elemento è che spesso, allora il gioco, come vedremo, in realtà il gioco, il mondo delle simulazioni, è stato studiato un po' da tutte le discipline. Adesso vedremo un quadro che le rappresenta, però il punto è che non esiste una disciplina specifica. Gonzalo Frasca, uno spagnolo, un docente spagnolo, aveva coniato il termine ludology, cioè lo studio del gioco. Perché questa disciplina non esiste, eppure la psicologia si è occupata di gioco, la sociologia, posso citare Piaget, Caillois, posso Bateson, Huizinga, Calarigalli, insomma potrei continuare ore a citare studiosi che si sono occupati del gioco, e quindi l'obiettivo che ci poniamo anche all'interno del laboratorio è mettere a sistema tutti questi studi e tutte queste conoscenze. E soprattutto studiare queste cose non utilizzando metodi che vengono da sistemi diversi, perché spesso io ho notato una certa vocazione a studiare non il gioco come fenomeno complessivo, ma il videogioco specifico
con metodi propri dei media, della televisione, del cinema, perché ovviamente si vede un collegamento visto che tutto passa attraverso un video, ma in realtà stiamo parlando di due sistemi completamente diversi, perché uno è un sistema rappresentativo nel senso di far vedere, l'altro è un sistema rappresentativo nel senso di far sperimentare, due cose completamente diverse. Spesso ho anche visto qualcuno giudicare un videogioco sulla base del video di introduzione, un video pre-renderizzato. Quello non è il gioco, quella è una presentazione. È come voler giudicare un film dal trailer, anzi, forse peggio, da un trafiletto. Qui ho appunto citato un po' di approcci al gioco. Ovviamente, tra questi possiamo citare sicuramente la matematica, la teoria dei giochi, sicuramente possiamo introdurre anche la statistica, quindi è molto interessante, no, creare questo collegamento. Questo perché, come dicevo, la gamification è una disciplina interdisciplinare che da un lato prende tutte le discipline che si sono occupate di giochi e simulazione e dall'altra deve andare a dialogare con discipline specifiche che invece sono interessate a utilizzarne, no, le ad applicarle per fini utili, utili questo tipo di strumenti. Uno degli assunti da cui parte la gamification, che per esempio oggi viene applicata anche come layer aggiuntivo agli studi sull'usabilità, sull'interaction design, per esempio qualche anno fa io ho tenuto un breve corso che si chiamava nell'ambito di un corso di interazione uomo-macchina si chiamava interazione ludica. Abbiamo studiato che sussistono delle differenze sostanziali. In un gioco non sempre l'informazione è completa, adesso qui perderei un po' il filo, però da cosa parte questo? Qual è l'assunto di base? È che l'essere umano non è un essere razionale. Quando noi costruiamo modelli sul comportamento umano, partiamo dall'idea che appunto l'uomo si comporti in modo razionale, soprattutto noi in ambito economico, io vengo da quel mondo lì, quello che si pensa e si dice, questo è il modello del consumatore. In realtà chiunque ha figli sa che questo modello del consumatore è completamente sbagliato. Io quando i miei figli mi dicono voglio un paio di scarpe da ginnastica, io li porto davanti a una vetrina, gli faccio vedere, gli dico guarda, queste costano meno, sono più leggere e hanno delle ottime recensioni dai runner di tutto il mondo. Ma se loro in quel momento vogliono la marca Ad e il modello Y, non ci sarà niente che gli farà cambiare idea. Assolutamente niente. D'altra parte, noi lo sperimentiamo tutti i giorni. Se io mi trovo in un colloquio, quindi questo è un fatto di contesto, mi trovo in un colloquio da solo, mi comporto in un certo modo. Se vicino a me c'è, non so, il direttore del dipartimento in un altro, il capo dell'azienda o il mio cliente in un'altra ancora, se vicino c'è mia figlia mi comporterò in un modo diverso, userò un linguaggio diverso se sto parlando con un amico. Noi ci comportiamo in base al contesto. La gamification cerca di cambiare il contesto. Questa è un po' la sintesi. Ovviamente il contesto portato alla gamification quando funziona ha degli effetti estremamente positivi. Poi spero di avere il tempo di raccontarvi una storia di un'applicazione pratica in un'azienda. Quando è che funziona la gamification? Intanto l'utente decide autonomamente e volontariamente di interagire con il sistema. Quando si parla di gioco, si parla di uno spazio. Gli esperti di gioco definiscono una sorta circolo del gioco. Dentro il circolo del gioco valgono le regole del gioco, fuori no. L'azione di entrare nel circolo del gioco è un'azione volontaria. Se vi è mai capitato di fare un qualunque gioco, anche a carte, il solito Monopoli, con qualcuno che a un certo punto ha risico, no? Qualcuno che non vuole giocare. E noi gli diciamo, ma dai, su, no, ma a me non mi va di giocare, dai, gioca. Bene, si dice che al tavolo di gioco è meglio ammesso il baro che colui che non vuole giocare. Perché? Colui che Perché? infrange le regole. Colui che infrange le regole. Perché colui che non vuole giocare, che cosa fa? Sarà quello che giocando a risico, scusate se faccio esempi banali, però almeno li conosciamo tutti, giocando a risico, quando a un certo punto ha un avversario che è rimasto con un solo carro armatino. E sapete che nel gioco di risico, se io conquisto il suo ultimo territorio, mi prendo tutte le carte che mi daranno poi un sacco di armate, a quel punto quello dice: no, poverino, non mi va di poverino. Allora non hai capito il contesto del risico. Nel contesto del risico io sono il generale dei neri, odio tutti gli altri, li voglio massacrare, il mio obiettivo è conquistare gli altri territori. Non esiste poverino.
Il baro è quello che c'ha i carri armatini presi da un'altra scatola qua dentro, ma che di fatto invece rispetta la meta regola del gioco. Cioè, lui in un gioco competitivo vuole vincere, poi tirerà fuori i carri armatini o l'asso dalla manica, il famigerato asso dalla manica, ma questo non cambia. Quindi il problema che ci dobbiamo porre a monte è: se questo gioco, se questa simulazione non è costruita in modo da invogliare le persone a entrare nel circolo, io di fatto ho creato un mondo che nessuno vuole abitare, ho perso solo tempo. Non solo, devo fare in modo che una volta che sono entrato nel circolo quel sistema mi catturi, è come se io salgo su un'automobile e dico: ah, che bello guidare questa automobile, adesso me la vado a comprare, adesso ci tornerò a interagire con questo sistema. Sotto esiste un modello. Chi progetta giochi e simulazioni sa che quel processo in cui io parto da un sistema di riferimento, reale, ipotetico, fittizio che sia, e lo trasformo in un modello, si chiama mapping. Perché? Perché il primo modello che l'essere umano ha creato è stata la mappa. I nostri, diciamo, progenitori avevano un problema di muoversi nel territorio, di sapere dove erano le risorse, dove erano i nemici, dove erano gli animali pericolosi, dove era l'acqua e quant'altro, e quindi creavano una mappa. La mappa non era semplicemente una rappresentazione per far vedere dove stanno i posti, ma serve a fare delle simulazioni, a fare delle previsioni e a dire: se io ho mi devo fermare a raccogliere l'acqua, dovrò passare da qua prima di andare a fare la mia battuta di caccia, potrò tornare, dovrò fermarmi a dormire, lì però ci sono i nemici, non ci posso andare. Guardate che è la stessa cosa che noi facciamo con le mappe stradali. Oggi ce lo fa Google Maps, però facciamo la stessa cosa. Quando una volta non c'era, io questo fatico a raccontarlo agli studenti, perché spiegargli che una volta si girava con una mappa dentro la macchina aperta così non è facile, non hanno proprio idea di questa cosa. Però quello che facevamo noi era esattamente questo. Quindi questo processo è il processo di mapping. Bisogna creare un modello. Questo modello deve avere da un lato delle leve, cioè qualcosa con cui l'utente possa interagire, prendere delle decisioni. Alla fine, se ci pensate, no, è un po' come un frullatore in cui io ci metto dentro degli ingredienti e poi ottengo un risultato. Questo risultato lo devo confrontare con un obiettivo, con uno scopo. L'interazione col sistema deve produrre diversi risultati, perché se produce direttamente quello che mi interessa a me è finito, non c'ho più un modello, no? Quindi io devo provare a usare le leve in modo da avvicinarmi il più possibile, ed è grazie a questa interazione che io prendo dimestichezza col sistema, io capisco come funziona quel sistema, anche se quel sistema è nascosto, sta dentro una scatola nera. L'utente confronta il risultato con l'obiettivo, vede che in realtà non l'ha raggiunto pienamente, perché se lo raggiunge subito pienamente, questo è l'altro problema dei giochi, perdo interesse. Una volta che io ho capito come si raggiunge l'obiettivo, non gioco più, non interagisco, non faccio più quella simulazione. Ho capito come devo utilizzare gli elementi per raggiungere il mio obiettivo. Basta, è finito lo scopo. È chiaro che se quel sistema è talmente semplice che non ho bisogno di fare questa simulazione, evidentemente ho sbagliato obiettivo su cui costruire il sistema su cui costruire il mio modello. A quel punto mi sono creato un modello concettuale. E quel modello concettuale, per nostra natura, è qualcosa di estremamente più profondo di qualunque contenuto trasmesso in forma tradizionale, cioè tramite il linguaggio parlato, scritto, perché è basato sull'esperienza, agisce a livello emotivo. Scusate se mi sono dilungato. Vi faccio alcuni esempi, perché uno dice: ma la gamification è una cosa nuova. Beh, ditegli no, non è vero, la gamification non è una cosa nuova. Quinto secolo avanti Cristo, Sun Tzu crea un gioco che è probabilmente l'antenato del Go, un gioco basato sul sistema in cui in Cina si svolgevano le guerre. In Cina si svolgevano delle guerre con un numero enorme di soldati, quindi eserciti che di fatto si accerchiavano tra di loro, occupavano territori, bloccavano le risorse, gli approvvigionamenti. Tant'è vero che in Cina si gioca il Go, qua dall'India all'Occidente si giocano gli scacchi. Sono due modelli, no, semplificati quanto volete, ma due modelli di due sistemi di guerra completamente diversi. Nel 1800 la Prussia diventa famosa e conquista gran parte dell'Europa grazie a quello che poi diventa il wargame moderno. Ma poi la storia potrebbe continuare. I giochi di comitato vengono utilizzati prima nelle caserme e poi atterrano in mondo aziendale per abituare i manager a prendere decisioni in contesti critici. Di esempi ne posso fare tantissimi. Qui ci ho messo una curiosità. Forse non tutti sanno che Wells, l'inventore del genere della fantascienza,
giocava con Jérôme, quello del Tre uomini in barca, ha un wargame e lui scrive Piccole guerre, al di là che c'è un'introduzione bellissima in cui lui dice non facciamo più la guerra, trasformiamola in un gioco. Quindi è un manifesto contro la guerra, bellissimo, 10 righe che consiglio a tutti. Ma in realtà il libro non è un libro, è il regolamento di un wargame. Loro giocavano nel giardino di casa con soldatini di piombo, cannoncini a molla, e un regolamento molto completo, giocavano ai wargame. Questo l'ho voluto mettere perché pochi lo sanno, no? Ma andiamo avanti. Questo qui è il titolo, e tra l'altro vedete la rappresentazione di qualcosa che assomiglia molto al Monopoli. Pare la storia ufficiale racconta che nel 1934 Darrow, un ingegnere, lo propone alla Parker Brothers, che poi tra l'altro è quella che oggi c'ha ancora i diritti, se non erro, del Monopoli. Gli viene rifiutato, dice no, il gioco non può piacere, lui lo produce da solo, dopodiché, visti i risultati, perché sparisce in un attimo. Ma in realtà il gioco era nato come strumento didattico per insegnare la teoria sull'imposta unica da parte di Elizabeth Magie, che creò questa prima versione, che è quella che vedete, che si chiama The Lancer Game. Perché ho portato questo esempio? Perché questo dimostra come l'idea di utilizzare giochi a fini dimostrativi, didattici, di presentazione, di dimostrazione, non è una novità. Partiamo da Sun Tzu e andiamo avanti, poi in realtà qui potremmo parlare ore e ore e ore, no? Di ritrovamenti di giochi nelle tombe egizie che in qualche maniera si ricollegano agli elementi, perché in qualche maniera l'uomo tende a creare giochi su contesti che gli creano ansia, cioè dove lui non riesce a controllare la situazione. Quindi, per esempio, i primi giochi ritrovati erano sempre legati all'inseguimento preda-predatore o all'evento bellico. È ovvio che poi quando si arriva invece la società diventa più complicata, nascono i board game e quindi le simulazioni, i giochi cominciano a occuparsi di tantissime altre cose, degli sport, dei conflitti economici, della finanza, dei trasporti, in qualunque contesto. E anche qua mi piacerebbe farvi altri esempi, ma non so se abbiamo tempo. Altri esempi. La Ferranti, che era la società che aveva prodotto il primo computer commerciale, Ferranti Mark I, crea un software dimostrativo per giocare al gioco di NIM. Quindi va a una fiera, attenzione, questa cosa mi è successa a me esattamente la stessa cosa, penso anni 90, quando era nato il linguaggio Java, non era ancora libero, era stato prodotto dalla Sun Microsystem, e la Sun Microsystem ci chiama e ci dice: ci potete fare un gioco in Java da portare alla prima Java Conference che si è tenuta, se non erro, a Milano, per dimostrare perché? Perché se io vi faccio vedere un gestionale, ovviamente uno dice ok, ma dov'è la novità? Dov'è la particolarità? Eppure Java era stato pensato come un software che potesse operare su qualunque piattaforma, aveva delle caratteristiche molto particolari e quant'altro. Quindi la storia si continua a ripetere. Peccato, è come se non avessimo memoria storica, no? Ce ne dimentichiamo degli effetti. Questo qui, per esempio, è una dissertazione sull'interazione uomo-macchina e stiamo parlando del 52, uno studente decide di fare un gioco dove sostanzialmente si giocava a un gioco molto basico, il gioco del Tris, no? Quasi tutti fanno riferimento al primo gioco, del primo videogioco della storia, parlando di Tennis for Two. In realtà non è vero, ce n'erano altri. In realtà c'è stata prima una commissione tra le cosiddette macchine automatiche, quelle col fucile in cui si sparava, che comunque si mettevano nelle fiere, nei bar, eccetera. Però in realtà anche qui il problema qual era? È che dentro un laboratorio di fisica, no? Si notava che i visitatori non erano interessati alla materia, cioè non riuscivano a capire, non c'era interesse, e quindi viene creato tramite un oscilloscopio sostanzialmente una partita di tennis. Da qui nasce il Pong, che è il primo gioco, videogioco commerciale della storia, con un numero di cloni e un fatturato impressionante, finché non si è arrivata, diciamo così,
al crollo di quel mercato perché ne era stato talmente investito. Ma chiedi, io almeno ce n'ho avuto più di una versione a casa, no? Le due barrette. L'idea nasce da qui. Per avvicinarsi ad oggi i fly simulator. Fly simulator vengono utilizzati da tutte le compagnie aeree per addestrare i piloti praticamente da sempre. O da quando, diciamo, abbiamo la disponibilità dell'informatica. Eppure il Flight Simulator della Microsoft oggi è un videogioco e continua a essere molto venduto. Quindi questo ci fa notare che in realtà qual è la differenza tra gioco e simulazione? L'unica differenza è la finalità. Perché se io prendo il Flight Simulator della Microsoft è probabilmente superiore la versione attuale ai primi simulatori che venivano utilizzati per l'addestramento dei piloti. Anche solo per un problema di capacità di calcolo dei computer. È chiaro che i piloti oggi hanno la parte esperienziale, no? Ma questa oggi la troviamo pure nei parchi a tema, quindi non c'è una grande differenza. La differenza dov'è? È che se io lo sto utilizzando ai fini di gioco, non prevedo che poi esco, spengo il simulatore, salgo su un aereo e porto un aereo reale. E soprattutto non lo prevedo perché se per caso, in quel caso, la mappa non corrisponde al territorio, io poi faccio qualche cosa che determina un danno gravissimo. Mentre invece è chiaro che il simulatore utilizzato per addestrare i piloti deve essere, no, assolutamente coerente col sistema reale. Qualche semplificazione c'è sempre nei modelli, in ogni caso, se no non sarebbero modelli. Arrivo un esempio così mi sbrigo e poi forse riusciamo a farci anche un qualche così domanda e risposta se vi fa piacere. Esempio della nuova applicazione che adesso vi mostrerò. Si chiama Master Builder, è se volete l'evoluzione dei software dedicati alla governance dei processi aziendali. A cosa serve? Consente ad un'azienda reale, in realtà un gruppo di aziende che gestisce più di 400 cantieri contemporaneamente, movimenta risorse umane, ditte esterne, specialisti, mezzi da lavoro, mezzi da trasporto, materiali e quant'altro, e in qualche maniera ha dimostrato la sua applicazione pratica di saper ridurre inefficienze, costi, rischi e incidenti. Ma la cosa interessante è che, siccome questo sistema utilizza i dati reali, è stato sviluppato in due modalità: in modalità reale, cioè per fare la pianificazione, rispettando dei principi che adesso vi descriverò, ma è stato utilizzato e viene utilizzato anche per addestrare le persone che devono andare a lavorare in quel contesto. Quindi io avrò sostanzialmente il sistema con cui mi preparo e il sistema che poi utilizzerò nella Che sono lo realtà, stesso. che sono sostanzialmente lo stesso, solo che il primo utilizza dati storici e quindi io ho un riferimento sul quale valutare la capacità di quella persona di muoversi in quel contesto. Quindi di fatto io faccio assessment in maniera immediata e valuto se quella persona è capace o addirittura migliore di coloro che stanno utilizzando il sistema reale. Perché se nel sistema reale io ho fatto per gestire una data problematica 300 movimentazioni con un costo di X, e arriva qualcuno che mi dimostra che sullo stesso scenario mi fa 249 movimentazioni e spende X mezzi, io quello lo prendo e lo metto a lavorare al posto di chi lavorava prima. E non l'ho fatto sulla base di un questionario o di una valutazione teorica, l'ho fatto sulla base di un problema pratico, reale. Non solo, posso modificare il modello per fare previsione di scenari. Che succede se a un certo punto mi si aprono 10 cantieri che richiedono una gru a torre alta 30 metri con uno sbraccio di 15, io ce n'ho 5? Come lo gestisco? Mi conviene comprare delle gru, affittarle, posso simulare qualunque scenario. A questo punto però vi mostrerei com'è nato, molto rapidamente. Allora, tutto nasce perché un'azienda di formazione ci chiama, scusate, e ci dice: abbiamo un problema in questa azienda di costruzioni. No, non vedete niente. Perché?
Sempre la storia, non più video. Scusate. Devo uscire da qua? Sì. Ma non si vede proprio. Chiudo PowerPoint? Ma non credo. Collegare il cavo? Sì, si vedeva fino adesso. Posso? Come no? Sì, duplica. Poi stand. Però non si vede? Vediamo se si vede questo. Sì. Sì. Ok, scusate. Quindi dicevo, ci contatta questa azienda e ci dice: abbiamo un problema. Coloro che si occupano di movimentazione, sostanzialmente due manager più una struttura, non hanno il tempo fisico materiale per addestrare, per formare, quindi due aspetti, no? Perché c'è da fare addestramento, cioè spiegare cos'è una pala gommata cingolata, io l'ho imparato solo da poco, e dall'altro fare formazione, cioè come gestisco il rapporto con le ditte esterne, quali sono i processi, come gestisco il rapporto con i capi cantiere, insomma, tutto questo mondo. Non c'ho il tempo, come faccio? Beh, noi gli diciamo, beh, si può fare una simulazione, si fa una simulazione creando un modello, no? Che in qualche maniera parta dai vostri, da una semplificazione estrema di quello che è il vostro scenario. Cioè noi ricreiamo una città virtuale, in questa città virtuale sono presenti una serie di cantieri, questi cantieri, quelli rossi hanno un problema, hanno delle esigenze che vanno risolte, quelli verdi stanno a posto, quella gialla è la base operativa da cui devono partire, si possono calcolare le distanze, i tempi di percorrenza dei mezzi, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto io trovo un cantiere, ci clicco sopra, vedo dei dati su questo cantiere, apro una scheda di dettaglio, vado a vedere che questo cantiere, come vedete, questa è una simulazione pura, nel senso è tutto fatto a cicli, si svolge su 15 cicli. I cantieri aprono dal giorno 2 al giorno 5, hanno un certo grado di complessità, ci stanno, chiamiamoli, degli imprevisti, no? L'escavatore ha un ingombro eccessivo, l'autogru ha una portata non adeguata, un manovale si è fatto male a un mignolo e non può più lavorare, eccetera, eccetera. Posso andare a vedere le richieste che arrivano dai tecnici di cantiere, quindi per esempio mi viene chiesta una gru a torre, allora devo capire cos'è la rotazione bassa, ho delle pillole formative che me lo spiegano. Il sistema mi dice quanti mezzi disponibili ci stanno, vado a vedere le curature, alcune sono in manutenzione, che vuol dire stare in manutenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Prendo una gru a torre. E tra l'altro questo è una caratteristica dei giochi, cioè il fatto di essere aperto e quindi c'è bisogno di un'applicazione della propria strategia per arrivare allo scopo, che è quello che diceva Francesco prima rispetto all'interesse che, che un gioco ha nei confronti di chi lo gioca, insomma. Qui ovviamente l'aspetto ludico non è determinato solo dall'interfaccia, però ci sono alcuni elementi che poi tratterò che invece sono essenziali, cioè che abbiamo scoperto che in assenza di quelli questo tipo di coinvolgimento non funziona. Io preparo l'invio al cantiere, ci associo a un operatore, quindi devo capire qual è l'operatore adeguato, lo invio al cantiere, torno alle mie richieste, posso andarmi a vedere quella di un muratore polivalente specializzato, eccetera, eccetera. Alla fine il sistema mi genera un punteggio. Ah, qui vabbè, poi tanto vi mostrerò altre cose. Mi genera un sistema di punteggio. Questo sistema di punteggio si basa su due elementi, efficacia e efficienza. La capacità di rispondere alle richieste, la capacità di farlo nel modo migliore possibile. E mi determina un punteggio. Il punteggio, come dire, perché qualcuno mi ha chiesto, è oggettivo. Certo, davanti a un problema è oggettivo che se io vinco 10 volte contro di lui a scacchi, io so giocare meglio di lui a scacchi, cioè. Qui non è che dobbiamo andarla a interpretare questa informazione. L'informazione è così. Mentre facevamo questo, passa il capo dell'azienda e ci fa, dice, sì, ma io quindi su quella mappa potrei vedere passare i miei mezzi su cui ho montato i dispositivi GPS, le centraline di targa del, non mi ricordo, insomma, chi era il fornitore. Telematics forse. Gli dico, beh, no, dico, perché quello è un modello, no, di un ideale territorio, non è il territorio reale, non lo posso fare. Allora, i nostri tecnici sentono questa cosa e nel giro di mezz'ora fanno una cosa molto semplice, fanno questo.
sostituiscono all'interfaccia, da qui nasce l'idea del prodotto che vi dimostrerò. Perché a quel punto ci siamo detti, ma perché fare l'enorme fatica di produrre un modello verosimile del sistema, quando in realtà lì dietro c'è un sistema gestionale, un ERP, con tutti i dati storici dell'azienda, tutte le informazioni, i dati sui fornitori, in realtà i sistemi erano N, però possiamo fare data mining, possiamo acquisire questi dati e utilizzarli per farti fare sia la simulazione che, diciamo, un controllo. Da lì è nato il prodotto che adesso vi mostro. C'è però una storia rapida che devo farvi rivedere in merito a questo, che è questa. Quando io ho cominciato a fare questo tipo di attività, come vedete qui c'è elementi non legati per esempio ai cantieri, le statistiche, le comunicazioni, gli eventi. Cioè, per costruire questo modello io ho dovuto analizzare il sistema aziende di costruzioni e dialogare con quasi tutti i manager delle varie aree. Poi, come vedete, c'è anche una parte sulla sicurezza, eccetera. Quindi è stato... La cosa bella è che finché io facevo delle interviste sembrava che il processo all'interno di quell'azienda fosse perfetto. Nessuno parlava male del processo, nessuno parlava male, nessuno diceva ma si potrebbe fare così. Quando cominciano a vedere la loro azienda rappresentata in forma tangibile, cambia tutto. Le persone cominciano a dire ma allora qua io potrei avere la rubrica, ma cose banali. Scopriamo che la rubrica dei rapporti con i fornitori esterni e i tecnici era gestita dai telefonini dei movimentatori, cioè se quello per caso si perdeva il telefonino, se non aveva fatto il backup oppure stava in ferie, io non potevo più chiamare una ditta esterna. Adesso faccio questo esempio, ma ve ne potrei fare decine. E cominciano a dire, io della sicurezza non so che quali sono le risorse che vengono movimentate, quindi devo aggiornare tutta la documentazione di sicurezza ogni giorno per paura che quella risorsa venga movimentata. Quindi ci rendiamo, se io potessi vedere le risorse movimentate, quell'altro che dice, se io potessi vedere lo stato della documentazione di sicurezza delle risorse che voglio movimentare, io le movimento quelle che so che la documentazione è a posto, evito il blocco cantiere che l'azienda costa un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Se io potessi vedere dove si trova la gru in quello dato momento, allora io potrei decidere, per esempio, di intercettarla, non farla arrivare fino al magazzino e poi riuscire come avveniva, ma vi potrei fare... Ma questo si è scatenato quando loro hanno visto questo oggetto, quando hanno cominciato idealmente a entrare nel modello, a farne parte. Questo è quello che è nato. Allora, intanto è nata una piattaforma. Questo è l'unico elemento che è rimasto del prodotto precedente. Allora, come vedete, quello che vi raccontavo prima è, posso usare questo sistema per pianificare le attività della prossima settimana, per modificare la pianificazione della settimana corrente, perché ovviamente tutti i giorni nascono dei problemi, no? L'operaio che si fa male, quello che va in ferie all'ultimo momento, in malattia, un mezzo che si rompe, qualunque altra cosa. Oppure lo posso utilizzare utilizzando dati salvati appositamente per fare una simulazione. Io ve lo mostro in modalità pianificazione. Qui ovviamente siamo in un ambiente in cui ci sono un numero limitato di dati, è un ambiente di test. Come vedete il sistema si collega con diverse basi dati, questo è un altro elemento importante, cioè aiutare i decisori, ma anche gli operativi, a prendere decisioni, poi ne parleremo meglio dopo, avendo tutte le informazioni a disposizione. Quando noi siamo in un contesto di gioco, quando noi siamo di fronte al risico, siamo davanti a SimCity, noi abbiamo tutte le informazioni che ci servono a prendere decisioni, tutte quelle che esistono sono disponibili. Nel mondo reale quello che succede è che io spesso sono di un reparto, di un settore dell'azienda, ho certe informazioni, no, immagino per esempio anche appunto al dato statistico, io ho certi dati, quell'altro ha dei dati che non sono gli stessi e quant'altro. Ora qua io, al di là del fatto che un nativo digitale non avrebbe problemi a interagire in questo modo. Ecco, un'altra idea è stata quella che... Zero manual, nessun manuale per imparare un gioco. Esatto. Se voi pensate ai primi giochi, videogiochi anni 90 circa, uscivano con un manuale alto così. Oggi i videogiochi non hanno più manuale.
videogiochi hanno una fase tutorial con la quale io, per prova ed errore a basso costo, cioè senza andare a distruggere niente, no? Mi addestro e imparo a usare sia il sistema sia il contenuto, diciamo il modello con cui interagisco. Ora qua, tanto per fare un esempio, che succede? Per esempio, questo è stato richiesto dalla direzione che dice: voglio vedere a colpo d'occhio lo stato dei miei cantieri. Vado qui, clicco, entro nella rappresentazione 3D di un cantiere in cui vedo qual è il processo, vedo lo stato del cantiere e poi a un certo punto da qua mi posso andare a vedere i documenti di cantiere, mi posso andare a vedere le richieste legate a questo cantiere. Ora qua io lo cancello così ve le mostro tutte. Ovviamente stessa cosa che posso fare entrando da qui. Queste sono tutte le richieste organizzate per tipologia. Considerate che prima le richieste arrivavano in parte con delle telefonate, in parte tramite un portale, in parte tramite dei post-it. Le richieste sono divisibili per tipo, perché le posso dividere tra richieste di terre, richieste di personale esterno e quelle gialle, posso ordinarle per cantiere, posso, vabbè, qui i tecnici è sempre lo stesso perché sono per data di richiesta, per data di fine utilizzo, eccetera, eccetera. Come gestisco una richiesta? Ma per esempio, eccolo qua, qui ho tutte le informazioni legate a questo tipo di richiesta, mi dicono che questo mezzo è da ritirare, potrei rifiutare la richiesta dando una motivazione, posso sospenderla, posso scegliere un'altra risorsa, ma soprattutto posso ritirarla. Il sistema mi dice che quindi andrà dal cantiere di origine al magazzino. Come la trasporto? Beh, ci devo mettere un automezzo industriale. Questi sono automezzi industriali, non tutti, quelli disponibili in quel giorno, sulla base dei piani di manutenzione e delle altre pianificazioni effettuate. Tre clic, torna alle richieste. Questa movimentazione dell'autocarro e della pala sono state messe in pianificazione. Se io le seleziono, faccio invio a pianificazione, parte un ordine che va al tecnico, al magazzino che deve andare a ritirare il mezzo e al tecnico. Qui sono state centralizzate le comunicazioni che arrivano dai tecnici. Questi sono tutti i cantieri, di ogni cantiere mi posso andare a vedere il tipo di attività, lo stato. Qui ovviamente siamo nell'ambito di non tutti i cantieri reali, da qua posso rientrare, ma l'altra cosa che posso fare è: dov'è sto questo cantiere? Se me lo carica, effetto demo. Non mi carica il cantiere, perché non lo vedo? Vabbè, scusate, questo non doveva succedere. Torniamo un attimo qua, vi mostro altre cose. A questo punto l'altra cosa di cui ci accorgiamo, poi ho la centrale, quindi io posso andare a vedere tutti i mezzi di lavoro dell'azienda, tutti i mezzi di trasporto, tutte le ditte esterne, di ogni ditta esterna posso andare a vedere su quali cantieri sta lavorando, eccetera, eccetera. Fino a questo punto io ho acquisito i dati. Quindi le statistiche. Questa è la frequenza di movimentazione nell'ambito di questo intervallo. Abbiamo un po' di problemi di caricamento dati. Eccolo. Oppure posso andare a visualizzare una determinata tipologia di risorsa, quante volte, ora però non so se queste sono tutti, eccolo, quante volte è stato movimentato nell'intervallo di riferimento. E quindi chiedermi: perché questa gru non viene mai utilizzata? Perché questo tecnico viene sempre chiamato dai direttori e quest'altro no? Ma insomma, potremmo fare tante altre inferenze. Poi che cosa nasce? Nasce uno strumento per vedere lo stato delle risorse in movimentazione, di tutte le risorse, delle ditte esterne, eccetera, delle risorse della documentazione. Nasce un sistema per fare il tracking, eccolo qua, in cui io posso andare a vedere per esempio la distanza tra un mezzo, levo tutto, e per esempio una discarica o un cantiere. Di un certo mezzo posso andare a vedere le statistiche di utilizzo, questo adesso non sono caricate, i piani di manutenzione, posso andare a vedere effettivamente, posso attivare il tracking in tempo reale e avere il movimento di quel mezzo e quindi essere sicuro che quel mezzo si stia muovendo e che quindi non ha avuto un qualche problema.
per esempio, posso andare a vedere che questi mezzi sono parcheggiati qui, in questo momento. Ora, ci sarà anche una parte legata alla documentazione, ancora qui non ce l'ho attivo. Ovviamente c'è un suggeritore che ti guida e in qualunque momento, in questo caso, mi dà solo un report su quante richieste ho pianificato. Qui ovviamente non ho una misura, perché questo io sto facendo una pianificazione su dei dati che ancora non esistono. Tornando a noi, che cosa abbiamo scoperto? Che i risultati ottenuti è stata riduzione di errori e movimentazioni errate, minore stress del personale sia dell'area movimentazione che dell'area sicurezza, che aveva continuamente paura e doveva passare da un sistema all'altro per ottenere le informazioni. Riduzione del 6% dei costi di manutenzione, e vi dico che è una cifra importante, anche in relazione all'investimento fatto, ma soprattutto abbiamo capito, da questa esperienza, quali sono gli elementi caratterizzanti. Per esempio un elemento, poi lascerò la parola a Paolo, il cambiamento del contesto percepito, ne abbiamo parlato, la condivisione e il coordinamento della conoscenza comune, cioè il problema di pensare, io so, penso di sapere che lui sa questo tipo di informazione, lui pensa di sapere che io ho quel tipo di informazione, in realtà non è così e questo genera dei danni enormi. Ma il terzo punto è quello a cui tengo di più. Io comunque lavoro nel mondo dell'informatica. Normalmente noi siamo abituati a pensare che attraverso un software io possa andare a realizzare un compito, un'attività in un solo modo. È l'errore più grave, non è così. Se c'è un solo modo di fare le cose, non serve la decisione umana e quindi facciamolo fare un software. Se ci sono più modi di fare un'attività, è perché questa dipende dal decisore. Io l'ho visto nelle movimentazioni, l'ho toccato con mano, vedendoli lavorare. C'è chi prima, più prudente, ritira tutti i mezzi. C'è chi prima si occupa dei cantieri pubblici perché i cantieri pubblici non gli posso mandare le ditte esterne perché sennò è subappalto. Chi prima si occupa delle risorse per le quali la documentazione sicurezza è a posto perché non vuole correre il rischio che ci sia un blocco cantiere. Quando noi giochiamo a risico non usiamo tutti la stessa strategia, siamo diversi. Ed è proprio giocando che affiniamo la strategia, cioè provando varie strategie. Se un software mi obbliga, penso, non so, non voglio far nome, esatto. E c'è una procedura schematica per cui se non inserisco quel documento, quel processo non si chiude. Io rallento il funzionamento dell'azienda. Non sto dando un vantaggio rendendo quella cosa bloccante. Io non ve l'ho mostrato, ma quel software è pieno di alert che ti dicono: sei proprio sicuro di voler mandare una ditta esterna su un cantiere pubblico? Alla fine ci hanno detto, ci sono casi in cui il rischio va corso. Ok, ti metto un alert grosso così, ma ti do la possibilità di farlo. Pensare che eseguire un compito complesso che richiede intelligenza umana debba essere fatto in un solo modo vuol dire, no, banalizzare la capacità umana, togliere la possibilità a qualcuno di dimostrare la sua capacità, togliere rilevanza al proprio lavoro, togliere interesse al lavoro, perché io divento un automa, devo fare una sequenza di azioni. Gli altri vantaggi, semplicità d'uso e una user experience appagante, aumento della concentrazione sull'obiettivo, siccome so che non corro rischi, non sono preoccupato, non sono distolto, non sto pensando a quello che farà o che sa il mio collega, mi concentro sull'obiettivo da eseguire, infatti i tempi della pianificazione si sono ridotti in modo enorme. Sistema di autoapprendimento, ne abbiamo parlato, no? Soprattutto per i non tecnici, chi non è tecnico di fronte a un'interfaccia del genere si trova a suo agio. Se mi metti di fronte a un'interfaccia che devo interpretare, ciò ritorno al problema, no, dell'altro sistema di apprendimento, in cui vado per simboli e se non conosco quella simbologia non vado avanti. Rappresentazione complessiva, spazio temporale di tutte le informazioni che mi servono a prendere decisioni. Rispetto le regole del gioco, perché lì dove c'è una procedura e va rispettata, se la procedura che io devo fare una cosa in sequenza, il sistema mi obbliga le regole del gioco, il simulatore è fatto da regole del modello e regole del giocatore, come posso usare le leve. Possibilità di simulare nuovi scenari, prevedere effetti di cambiamento, addestrare risorse e quant'altro. È uscito dalla presentazione,
Ah, sono uscito da una presentazione, sì, scusate, ma tanto. Grazie. Adesso si vede. Allora, abbiamo finito, poi lascerò la parola un attimo a Paolo, in particolare su due aspetti, il discorso della conoscenza, della condizione della conoscenza. Questo è, sono due attività che so che Istat ha svolto, sono interessanti, fanno parte di un contest. Nel secondo caso, che io ho trovato il più interessante, è stato utilizzato una classe, credo di scuola media, ha previsto l'utilizzo di metodi Monte Carlo per realizzare un gioco. Ti lascio un attimo parlare a te, Paolo, tanto io ho finito. No, soltanto un piccolo episodio. Quanti di voi sanno com'è nato il metodo Monte Carlo? Allora, il metodo Monte Carlo è stato inventato da Stanislav Stanulam, che era un matematico polacco, che diciamo è cresciuto in Polonia, poi nel 1936 emigrò in America a causa dei eventi bellici che c'erano in Europa e partecipò al progetto Manhattan, quello per la costruzione della bomba atomica. Mentre stava lì, diciamo, come membro di questo progetto Manhattan, si ammalò, contrasse una forma di encefalite e subì un'operazione d'urgenza al cervello e passò un periodo di convalescenza, tra l'altro temendo di non essere più in grado di esercitare le sue abilità matematiche. Durante questo periodo di convalescenza, che faceva Ulam? Giocava a carte, solitario, Klondike, giocava a carte. Essendo un matematico, si pose il problema, dice: qual è la probabilità? Tutti sanno, noi tutti giochiamo al solitario, sappiamo che quando facciamo una mischiata di carte e iniziamo a giocare il solitario con quella mischiata di carte, gli esiti possono essere due: o il solitario riesce oppure non riesce. E quale fu la domanda che si pose Ulam? Qual è la probabilità che, dato una mischiata di carte, mi riesce sto solitario oppure no? Allora, questo qui è un ragionamento di tipo combinatorio, quindi dovrei fare, cosa che provò a fare Ulam, a ragionare su tutti i percorsi possibili del gioco. Quindi giocavo con le carte francesi, quindi giro la prima carta, quante possibilità c'ho? 52. Giro la seconda, quante ce n'ho? 51 per 52, e via discorrendo. Questo soltanto per tirare giù le carte. Poi ci sono tutti i movimenti, ok? Quindi per fare tutti i casi favorevoli rispetto a tutti i casi possibili, capite che non era una cosa abbastanza... abbastanza impossibile, di fatto impossibile, tant'è che dopo aver provato qualche elaborato calcolo, Ulam finì per arrivare a un approccio completamente diverso, molto semplice e meraviglioso nella sua semplicità. Disse a se stesso: smetti di calcolare e mettiti a giocare. Queste sono le sue parole. Notai che era molto più pratico provare, tirare giù le carte, sperimentare con il processo e semplicemente annotare quale proporzione dei solitari giocati riusciva, piuttosto che mettersi lì a calcolare tutte le possibilità combinatorie. Un numero che cresce esponenzialmente in maniera così grande che, eccetto in pochi casi elementari, non esiste alcun modo per poter farne una stima. Ciò è intellettualmente molto sorprendente, se non addirittura umiliante, disse Ulam a se stesso. Ti dà una sensazione di modestia circa i limiti del modo di pensare razionale o tradizionale. Nel caso di problemi sufficientemente complicati, eseguire un campionamento reale è meglio che stare lì ad esaminare tutte le possibilità teoriche. E quando Ulam dice meglio, non intendeva dire che il risultato di un campionamento, statistico ti offre una risposta più precisa, anche se possiamo renderla precisa a piacere aumentando il numero di campionamenti e a patto che i numeri siano veramente casuali. Ok? Quello che intendeva dire è una cosa più profonda, è che il campionamento è meglio perché fornisce una risposta nei casi in cui non c'è proprio nessun altro modo per avere una risposta, ok? Subito gli scattò la scintilla. Cioè, il fatto che il campionamento riesce dove i metodi analitici falliscono lo aiutò a risolvere anche le difficoltà che si trova in quel momento ad affrontare il progetto Manhattan. Cioè, fondamentalmente la statistica dei neutroni lenti, che sono quelli che provocano la fissione nucleare, e non c'era modo per poter calcolare, era come il solitario,
parte un neutrone lento con una probabilità che colpisca un altro atomo e lo spacchi in due, oppure che venga, subisca un processo di scattering e venga espulso fuori. Era come il solitario, dovevi ricostruire la vita di tutti questi neutroni, e che non era possibile dal punto di vista analitico. Lo disse al suo amico John von Neumann, tra l'altro un altro molto importante in questo senso, perché è il padre della teoria dei giochi, insieme a von Mongstein, e in quel momento avevano costruito, per modalità di calcolo, il primo vero calcolatore elettronico ENIAC, che era grosso come un palazzo pieno di valvole termoioniche. E Ulam disse: ma perché non proviamo a simulare questo processo dei neutroni lenti mettendo in pasto una simulazione a campionamento, come ho fatto io con i miei solitari? E lo fecero, e ho portato degli ottimi risultati. E questa procedura venne battezzata processo Monte Carlo da un altro dei membri del team, Nicolas Metropolis, e lo battezzarono Monte Carlo perché uno zio di Ulam era un patito del gioco, e praticamente chiedeva i soldi ai parenti per andare a giocare al casino di Monte Carlo, e quindi gli diedero questo nome. Adesso è utilizzatissimo il metodo Monte Carlo, fondamentalmente in tutti i casi in cui non c'è una possibilità di utilizzare un metodo analitico per la risoluzione dei problemi. In tantissimi campi: ingegneria, fisica, statistica, teoria dei giochi. Quindi quando utilizziamo il metodo Monte Carlo, sappiamo che deriva da questa intuizione di gioco fatta da Ulam. Tra l'altro, la primogenitura del metodo forse non è nemmeno sua, ma di un'altra persona che noi conosciamo bene, tale Enrico Fermi, che 10 anni prima, quando stava a Roma, qui a Via Panisperna, faceva dei giochetti con tutti i suoi colleghi fisici. Praticamente c'erano dei problemi complicatissimi e irrisolvibili. Arrivava Enrico Fermi e diceva: guarda che risultato è questo, e il risultato era quello, come se fosse una specie di magia. Poi confessò loro che lui utilizzava fondamentalmente un campionamento statistico, calcolandosi le probabilità con una macchinetta di calcolo elettromeccanica, di notte quando c'aveva l'insonnia. Quando lui c'aveva l'insonnia, che faceva? Buttava numeri a caso e calcolava possibilità, e poi andava lì la mattina e faceva lo sbrasone con i colleghi. Tra l'altro, l'ENIAC, durante il periodo del progetto Manhattan, fu spostato da una locazione all'altra, che non è come sposta questo, ma dovevano spostare un palazzo, quindi stette un anno e mezzo fermo. Durante questo anno e mezzo di stop, Fermi inventò una macchinetta, un trolley meccanico di fatto, chiamato Fermiac, che sostanzialmente faceva una simulazione Monte Carlo con questo, se andate su internet lo vedete, cercate Fermiac e vedete questa macchinetta, che erano dei rulli cilindrici che venivano caricati con le diverse probabilità dei neuroni lenti e con le caratteristiche del materiale, e poi venivano girati su una mappa 2D del contenitore della bomba, fondamentalmente, e tracciava tutti i percorsi dei neuroni lenti. Quindi fondamentalmente ci abbiamo anche un pezzo di italianità in questo metodo Monte Carlo. Un altro punto importante riguardo alla teoria dei giochi applicata è quella della conoscenza comune. Allora, uno dei problemi che c'è per esempio negli Stati Uniti, episodico, è uno dei paesi in cui si lavora di più, cioè che si prendono meno ferie. E perché si prendono meno ferie? Si prendono meno ferie perché nessuno vuole dimostrare, prendendo più ferie degli altri, di essere meno attaccati al lavoro, perché questo potrebbe significare che non vengo promosso. Allora, qual è il tipo di teoria dei giochi che c'è qui? È che ognuno vuol prendere leggermente un po' meno ferie dell'altro. Qual è l'equilibrio di Nash di questo gioco? Zero ferie, perché uno prende meno, alla fine prendono zero ferie. E quindi fondamentalmente questo è un esempio di come pensare quello che pensano gli altri può portare a dei risultati che sono subottimi. Il caso tipico è il problema dei prigionieri, no? Conoscete il problema dei due prigionieri che stanno lì, hanno fatto la rapina in banca e vengono messi di fronte all'alternativa: se nessuno dei due confessa, vengono lasciati liberi e si spartiscono il bottino, 500.000 di dollari per uno.
Se invece uno parla e l'altro sta zitto, quello che, quello che parla viene lasciato libero e c'è il milione, e quell'altro si fa 10 anni di galera. Se invece parlano tutte e due, 5 anni di galera per uno e niente soldi. Qual è l'esito di questo gioco? No, l'esito di questo gioco, la strategia dominante, devi parlare, perché dal tuo punto di vista, se tu parli e l'altro non parla, significa che sei andato fuori con mezzo milione, un milione di dollari e sei libero. Se tu non parli e l'altro parla, tu stai dentro con 10 anni di galera e senza una lira. Quindi la strategia ottima, si dice dominante in teoria dei giochi, è quella di parlare. Quindi, dal punto di vista singolo, questa è la strategia che ti dà il risultato imbattibile. Dal punto di vista del risultato di tutte e due, però, qual è? Una catastrofe. Si fanno 5 anni di galera per uno. Ok? Questo ha portato al fatto di andare a pensare che alcuni giochi hanno dei risultati che globalmente non sono ottimi, ma sono subottimi, anche se sono ottimi dal punto di vista personale. E allora, diciamo, lo scaling di questa situazione è come andare a progettare il meccanismo di gioco, non il gioco, ma il meccanismo di gioco, in modo tale che il risultato sia un risultato che possa essere vantaggioso per tutti quanti, ok? Questo è il modo per uscire dal dilemma del prigioniero. Allora, noi avremmo finito, anche perché abbiamo sforato un po'. Se qualcuno ha, non so, domande, riflessioni, siamo curiosi. Secondo me potremmo anche interrompere le riprese e farlo... Prego. Io ho giocato veramente tanti anni in un tipo di gioco online che si chiamava Time Age. Veramente una simulazione, non so se voi conoscete anche, diciamo, dinamiche di gioco, diciamo, sociali su questo tipo di giochi online che simulano praticamente mondi. Diciamo che lo scopo del gioco è praticamente quello di crescersi un personaggio, fargli fare la guerra, fargli, diciamo, fargli diventare sempre più forte in maniera tale da conquistare un castello, oppure una regione intera, la mappa del gioco. Però il gioco, diciamo, ti rende difficile il doverlo fare da solo. Ha delle meccaniche particolari per le quali, diciamo, tu puoi potenziarti verso certe, diciamo, caratteristiche, però lasciando scoperte altre. E quindi il vero gioco è quello di, diciamo, metterti in società con altri giocatori per poter potenziare, diciamo, per poter, diciamo, equilibrare le tue capacità rispetto agli altri. Ma questo è tipico dei giochi di ruolo, sia classici che digitali. Diciamo che come idee sono molto molto belle, secondo me, sono anche, diciamo, molto coinvolgenti, spingono anche alla cooperazione, alla competizione con i gruppi, quindi forse da come simulatore di dinamiche sociali potrebbe essere una cosa da studiare. Però che cosa non fanno giocando a queste cose? Che in effetti la gente preferisce cercare di non tanto di seguire le regole, ma, diciamo, di zoppare sulle regole, sulle possibilità del gioco per, diciamo, cioè vanno praticamente. Quindi molti giocatori, diciamo, tentano di scardinare le regole del gioco o di non giocare di ruolo, ma utilizzando stratagemmi per poter. Ma questo, dal mio punto di vista, in realtà fa parte del gioco, cioè il gioco mi dà sostanzialmente due tipi di regole, se vogliamo, no? Da un lato abbiamo le regole del modello e dall'altro abbiamo le regole del giocatore. Le regole del giocatore determinano come il giocatore può utilizzare le risorse, quindi sostanzialmente ti dice quali risorse hai a disposizione e con quali limiti puoi utilizzarle. Ora, in un gioco digitale in particolare, la possibilità di violare la regola, in realtà il problema è che evidentemente è costruita male o la regola del modello o la regola, però secondo me fa parte della, diciamo, del diritto del giocatore, perché il giocatore non sta violando una regola, sta facendo un'azione che è che è permessa, nel caso che lei mi sta... Ma lei non era prevista.
non era prevista, nel senso che chi ha progettato il modello non prevedeva che il giocatore facesse quel tipo di azione. Però in realtà non siamo di fronte a qualcuno che sta barando, no? Perché non è che io sto modificando, diciamo così, artificiosamente le leve con cui sto interagendo, modificando artificiosamente il modello che produrrà un risultato in funzione dell'azione che ho fatto. È come dire, se io gioco a, facciamo un esempio proprio banale, no? Giochiamo a scopa, infatti questo è un esempio che faccio spesso, se io gioco a scopa, alla prima mano io ho tre leve, corretto? Cioè io posso scegliere una delle tre carte da calare. Nel momento in cui calo la carta, la regola che prevede che se a terra io calo un 4 e a terra c'è un 4, io prendo il 4, in realtà non è più una mia scelta, è una regola del modello, non è una regola del giocatore. Ok? Allora, qual è il modo in cui io posso forzare questa regola, cioè barare? In realtà o baro a livello che non ho più tre carte ma ce ne ho 4 in mano, quindi sto cambiando le regole del giocatore, oppure posso andare a cambiare le regole del modello e dire, guarda, in un caso particolare, quando gioco io, se io calo il 4 e c'è un 5, tu comunque mi fai prendere quella carta. È un po' rifarsi le regole. Ma nel caso che lei mi sta raccontando, in realtà questo non è avvenuto, cioè nessuno ha barato, hanno semplicemente utilizzato a proprio vantaggio le regole e i meccanismi, le leve che il gioco gli mette a disposizione. Quindi è un problema di cattiva progettazione se questo determina degli effetti indesiderati, però forse dovrebbe farmi un esempio più concreto. Però siamo d'accordo su questo, cioè io non vedo barare in questo, no? Non è semplice, chiaro perché ci possono essere, esatto, dei retroeffetti che non sono stati valutati. Un esempio chiaro è alcuni utilizzavano delle barriere nel gioco in maniera tale, diciamo, che i mostri digitali, per esempio, non riuscissero a colpire, diciamo, il giocatore, ma lui sì. Per esempio questo qui. E lei non farebbe la stessa cosa nella realtà? Non so sinceramente. Cioè, io se stessi in una battaglia farei esattamente la stessa cosa, cioè cercherei una barriera con cui io non mi possono colpire a me. Quindi secondo me è lecito in termini, sì, di gioco. Giusto, però diciamo che non so se questa è una cosa proprio prevista, nel senso. Cioè, la mia cosa era rispetto a, diciamo, le regole che il gioco, diciamo, ti fa ti mette a disposizione, queste persone cercavano di ingegnarsi in più per poterle, diciamo. Io trovo che questo sia legittimo. Che poi il modello possa essere o non progettato, spesso non testato a sufficienza, perché il problema soprattutto dei giochi commerciali è che le scadenze commerciali di rilascio, eccetera, fanno sì che spesso io non riesca a testare il gioco e quindi poi è il giocatore, cioè il vero tester diventa il giocatore. Il giocatore scopre che ci stanno dei modi per non violare le regole, ma semplicemente per raggiungere più agevolmente il proprio obiettivo. Cioè, mi posso costruire una corazza a prova di proiettile, ok, vorrà dire che in quel gioco è finita la possibilità che io muoia, facciamo un esempio, no? Però se il gioco me lo permette, io trovo che questo, anzi, questo è quello che stimola la capacità del giocatore. Cioè, se noi applicassimo questo in contesto aziendale, potremmo scoprire che qualcuno fa il furbo e aggira delle regole perché di fatto non c'è il controllo, le regole sono mal poste, eccetera. E che qualcun altro in realtà ha trovato degli escamotaggi che potrebbero diventare regola, perché ha fatto qualcosa di molto intelligente aggirando le regole, quindi in realtà ci dovremmo avere un doppio effetto da questo. Comunque, punto. No, dico comunque. Diciamo il dono in questo, ma una cosa, diciamo, interessante dal punto di vista che, cioè, quando ci stanno sempre delle cose, il comportamento delle persone può essere particolare. C'è, sì, c'è un detto: don't blame the gamer, blame the game. Cioè non dare la colpa ai giocatori, dare colpa alle regole del gioco. Tra l'altro, rispetto alla cosa che ho detto prima delle strategie dominanti, c'è tutto un filone di studi di come escogitare delle regole di gioco che rendano dominante il comportamento migliore. Ok? Cioè come faccio a fare come posso immaginare delle regole in modo tale che il comportamento migliore venga premiato? Sia la strategia dominante, ok? Sì, però in realtà in termini di gioco la strategia dominante determina un non gioco, l'esistenza di una strategia dominante. Per chi è interessato, per esempio, le aste alla Vicrei,
un sistema di regole di asta in cui viene premiato chi scrive il valore onesto che lui ritiene per quel, perché di solito quando uno va all'asta non mette mai il valore onesto, no? Perché cerca di prendere un vantaggio. Invece le regole, come è fatta se siete interessati, c'è insomma letteratura online, è fatta in modo da premiare l'onestà, insomma. Ci sono cose di questo, studi di questo tipo. Oppure in linea punire la disonestà, ok? Che è l'altra faccia della medaglia. Allora, io direi possiamo concludere l'intervento. Poi se ci vogliamo fare quei chiacchiere, dire di cosa vi occupate, io sono molto curioso.